basta razzismo contro i Rom e Sinti innanzitutto e anche contro gli immigrati, basta razzismo in generale, basta xenofobia, basta aggressioni di tipo fascista e di tipo razzista. E noi vogliamo convivere con gli altri in maniera civile e vogliamo vivere con le nostre tradizioni, la nostra cultura, e la nostra diversità non può essere un motivo per attaccarci o creare violenza contro le nostre comunità. E quindi è stato scelto il 2 agosto come giornata mondiale per il riconoscimento del Samur Daripen, vale a dire dell'olocausto dei Rom e Sinti. Quindi siccome il clima non è molto bello, cerchiamo di fermare in tempo ciò che prima che la deriva prenda una piega che non si possa più fermare. Quanto è accaduto a River? Una società civile questo non dovrebbe mai accadere, in barba alle norme vigenti e soprattutto all'atto out dato dall'Europa. Quindi i diritti umani vengono calpestati tranquillamente, serenamente, si può fare purché siano i Rom. Ecco, questa forma di discriminazione è qualcosa di intollerabile in una società civile, non possiamo accettarla e noi siamo qui per dire no a tutto questo. Lei pensa che con un governo diverso sarebbero successe le stesse cose? Assolutamente. E cosa ha da dire la Raggi in questo senso? Ma con un governo diverso si sarebbero presi provvedimenti più civili probabilmente, questo ne sono sicuro. E voglio solo dire alla sindaca Raggi di rimanere umana e di prendere provvedimenti che siano rispettosi delle indicazioni europee e soprattutto dei diritti umani che devono riguardare tutti. È illegale ciò che si è fatto nei confronti dei campi River, quindi prima di pretendere dagli altri l'illegalità bisogna essere nella situazione di legalità. E certamente alcune istituzioni italiane non lo sono, quindi bisogna assolutamente ripristinare la legalità ma soprattutto l'umanità in Italia. Noi ci stiamo disumanizzando in una maniera allucinante, quindi noi dobbiamo dire no a tutto questo con questa manifestazione civile, democratica ma soprattutto antirazzista.